Un programma offerto da Ceramiche a Pianuova. Qui ci troviamo nel nostro showroom di Castellarano, che è a pochi chilometri da Sassuolo, che ancora oggi è considerato il polo ceramico più importante al mondo con i suoi oltre 500 milioni di metri quadri prodotti. Questo showroom è uno spazio di oltre 1000 metri quadri, pensato dai nostri architetti per far esprimere al meglio i materiali e per trasformare un elemento dell'edilizia, quale la ceramica, come un vero e proprio elemento di design che possa essere apprezzato e scelto in svariati contesti architettonici. Gli spazi sono stati divisi secondo una logica di famiglie di prodotti. Il primo spazio riguarda le pietre naturali che con i vari spacchi, i formati e le dimensioni possono essere scelte sia per i contesti abitativi interni che per gli esterni. Poi abbiamo la nostra marmoristeria, in cui la lucentezza dei marmi riesce a trasferire quella che è la bellezza del marmo di cava levigato e lucidato a specchio. E infine lo spazio nuovo di recente ristrutturazione è quello che riguarda la collezione dei legni high-tech. In questo caso i nostri tecnici sono riusciti veramente a superare tutti i confini della ricerca, riuscendo a riprodurre il rovere antichizzato in varie sfumature e tonalità. Benvenuti, nuovo appuntamento con Work in Progress. Anche questa settimana dall'anteprima avete visto introdotto il tema che tratteremo in questa puntata. Lo faremo con i nostri ospiti presenti in studio. Diamo il benvenuto al responsabile promozione Italia del marchio Ariostea, Marco Corradi, benvenuto. Salve. L'architetto Paolo Mazzetta, salve. Grazie. E il responsabile comunicazione Ceramica Pianuova, Stefano Donati, benvenuto. Salve. Bene, io direi, Marco Corradi, visto che abbiamo visto questo showroom dell'Ariostea, un prodotto finito quindi, però farei un passo indietro e partirei dal processo produttivo, perché questa è una grande azienda il cui processo è lungo e pieno di peculiarità. Ne vogliamo parlare un po'? Sì, il processo produttivo è una prerogativa unica del nostro materiale, in quanto è proprio nel processo produttivo che noi riusciamo a trasformare materie prime totalmente naturali in lastre che, come dicevo nell'anteprima, diventano elementi di arredo, di design. E questo avviene in un contesto tecnico in cui si mettono in campo nella fabbrica diverse forze che lavorano all'unisono per ottenere un risultato finale. E il nostro prodotto è un prodotto che fa parte della famiglia del Grass porcellanato, è un prodotto totalmente made in Italy. Oggi il comprensorio ceramico a cui faccio riferimento è un comprensorio fatto di quasi 400 aziende vicino a noi, quindi tutte concentrate in pochi chilometri quadrati, ma che combattono comunque anche con una produzione internazionale. In particolar modo parliamo dei prodotti dell'Estremo Oriente, che ovviamente arrivano in Italia con prezzi bassissimi. Devo dire che la nostra azienda da sempre ha fatto della ricerca il proprio baluardo principale per poter rimanere a livelli di proposta altissima. E la ricerca naturalmente è andata nella direzione del cliente per potergli offrire un prodotto esteticamente e tecnicamente ad altissimi livelli. Il grass porcellanato di per sé è un prodotto tecnico, ne esiste proprio una definizione che è quella di un materiale ceramico che ha le stesse caratteristiche tecniche ed estetiche in tutto il suo spessore. Quindi è un prodotto difficile da realizzare, in quanto l'estetica del materiale è un'estetica che non consente di coprire il colore con degli smalti o di ottenerlo tramite smalti, ma la colorazione della lastra del grass porcellanato è fatta dalle polveri con cui viene pressato. Di conseguenza, riuscire a ottenere nuance di colore molto particolari a tutta massa è una sfida molto molto difficile. Ariostea da 10 anni a questa parte
ha intrapreso un filone di materiali molto particolare, ispirandosi nelle colorazioni alla natura. Quindi abbiamo preso a riferimento i marmi più importanti che esistono a livello mondiale, naturalmente che sono utilizzati da centinaia di anni nell'edilizia di tutti i tipi, e le pietre più rare ricercate. L'ultima collezione che abbiamo interpretato è quella dei legni, quindi ispirandoci addirittura a dei roveri antichizzati, quindi abbiamo preso a riferimento delle travi che hanno qualche centinaio di anni, delle porte vecchie. E questo è un po' il nostro modo di vedere la ceramica, riuscire a offrire un prodotto tecnicamente che si ispira alla natura. Ecco, è già difficile, credo, ottenere un prodotto che sia ispirato alla natura a tal punto da sembrare davvero tale e quale, ma perché si fa questo? Si fa questo perché intanto oggi il mercato richiede colori particolari e quindi colori che si ispirano a proprio i prodotti di cava, i più naturali possibili. Quindi l'esigenza di mercato è una risposta sicuramente. In secondo luogo sicuramente anche gli architetti, così come i committenti, sono alla continua ricerca di materiali che tecnologicamente rispondano alle loro esigenze, ma al tempo stesso che gli consentano di, con formati, superfici e colorazioni diverse, avere una possibilità di scelta la più ampia possibile. E quindi sta proprio in noi ogni anno riuscire a soddisfarli proponendo colorazioni sempre nuove, ma al tempo stesso colorazioni che esistono già nelle corde di un progettista, perché i prodotti di cava, i prodotti naturali sono conosciuti da sempre. E, tornando al discorso produttivo, tutto ciò che noi realizziamo viene realizzato all'interno della nostra fabbrica secondo un criterio di qualità estremamente sofisticato, in quanto partiamo dalle materie prime, che sono materie prime totalmente naturali, che arrivano un po' da tutto il mondo, dalla Germania, dall'Ucraina, dalla Turchia, e vengono lavorate sempre con elementi della natura, quali acqua, aria e fuoco, per poter riuscire a ottenere queste lastre ad alta tecnologia. Il processo produttivo è il cuore del nostro materiale, è da lì che noi riusciamo a imprimere questa estetica che si ispira così fortemente al prodotto naturale, e in particolar modo lo otteniamo in una fase della produzione in cui queste materie prime, queste sabbie, che vengono chiaramente raffinate prima della pressatura, vengono amalgamate e pressate in una macchina, che è appunto la pressa, che arriva a una spinta di circa 4.600 tonnellate. E in questo caso riusciamo a ottenere una lastra che è ancora cruda e ovviamente deve subire un processo, che è il processo più violento che possa esistere all'interno di un ciclo produttivo per quanto riguarda la ceramica, che è la cottura. In quanto nella cottura, a 1300 gradi circa, questa è più o meno la temperatura in cui noi arriviamo a cuocere i materiali, c'è una trasformazione molecolare delle materie prime che in qualche modo reagiscono trasformando la lastra, che è ancora fragile ovviamente perché non è strutturata con degli elementi ancora crudo, in una lastra estremamente compatta, estremamente resistente e chiaramente che può essere utilizzata per qualunque tipo di contesto, da quello più semplice abitativo fino a quello più stressante del terziario, degli uffici, dei centri commerciali. In questo caso, proprio nella fase della cottura, la lastra subisce anche quella che noi chiamiamo la trasformazione estetica, cioè quello che noi abbiamo pressato a monte con la tecnologia della pressatura, il fuoco lo valorizza con la cottura. Quindi un prodotto chiaro, bianco, che esce dalla pressa probabilmente può diventare di qualunque altro colore, dal verde al giallo al rosa, proprio perché c'è uno studio che nasce dalla scelta delle materie prime che vengono pressate in un certo modo e cotte in un altro. Quindi la riuscita del prodotto finito per noi si vede solo dopo la cottura. Quindi è ancora più difficile rispetto a un prodotto smaltato in cui viene pressato un supporto e poi smaltato in maniera semplice con un colore a scelta di chi lo sta producendo. Ecco, Stefano Donati, noi stiamo vedendo anche nelle immagini questo processo produttivo, ma effettivamente, secondo la sua esperienza, come si può comunicare all'esterno che dietro un prodotto finito c'è un lavoro così sottile, un lavoro così elaborato? Perché questo comunicazione comunque conferisce un valore aggiunto al prodotto. Sicuramente, il problema appunto è proprio far percepire sia all'utente finale ma anche ai professionisti del settore
l'estrema complessità che c'è dietro un processo produttivo così sofisticato. Ma la comunicazione è comunque, ecco, un aspetto che arriva dopo, diciamo così, nel senso che la prima sfida da vincere, soprattutto, ecco, in questo settore, mi riallaccio anche a quello che stava dicendo appunto il dottor Corradi, l'estrema capacità da parte almeno dell'industria italiana di fare ricerca e di fare anche appunto innovazione su un prodotto che viene considerato in genere tradizionale. Ed è questo l'elemento distintivo e di vantaggio che oggi la nostra industria di questo comparto può avere rispetto alla concorrenza, che effettivamente è massacrante per certi aspetti, soprattutto quella del sud-est asiatico, ma anche quella dei paesi in via di sviluppo, che punta ovviamente a produzioni di quantità più che di qualità, con ovviamente dei risultati che sono per certi aspetti positivi dal punto di vista economico, perché offrono dei prodotti sicuramente vantaggiosi dal punto di vista economico, ma che poi non hanno una rispondenza sulla qualità del prodotto. Che poi, se ora vogliamo, esteticamente riescono magari anche a farli uguali ai nostri, come si dice, ci sono alcuni paesi che ci imitano, però poi non c'è durabilità. Nel tempo comunque alla lunga si vede che il prodotto non è lo stesso, non è la stessa qualità. Ma non solo, ma il problema non è soltanto estetico, perché appunto, come giustamente diceva lei, c'è una capacità in termini così di realizzare delle copie molto simili a quelli che sono i nostri prodotti, ma poi alla fin fine, e questo il professionista se ne accorge, parlo del professionista, intendo chiaramente l'architetto, che è la persona che poi studia, progetta le ambientazioni e quindi l'utilizzo dei materiali, ma anche appunto noi che ovviamente da rivenditori dobbiamo mettere sul mercato questi prodotti e renderli disponibili al grande pubblico. Cioè, noi sappiamo perfettamente che c'è una differenza qualitativa enorme tra un prodotto così sofisticato, con una ricerca e con un impegno anche appunto a livello proprio di tecnologia che viene messa in campo a livello produttivo, come quella appunto dell'azienda che il dottor Corradi rappresenta, e un'azienda X che proviene dal sud-est asiatico. Con tutto il rispetto, i due prodotti non possono essere paragonabili. Ora, qual è il problema? Il problema è che il grande pubblico deve percepire questa differenza. Quindi, e qui entra in ballo la comunicazione, perché se facciamo soltanto riferimento all'elemento prezzo, partiamo da un aspetto che è completamente sbagliato e fallato. Non è possibile oggi come oggi partire da questo elemento. Capisco che l'economicità, soprattutto in questo periodo, è sicuramente un elemento di confronto, ma poi, e poi ne parleremo sicuramente anche con l'architetto, quando andiamo a fare determinati tipi di applicazione, non è possibile utilizzare prodotti di quel basso livello qualitativo. Ma di questo argomento e anche dei prodotti che poi ha utilizzato l'architetto che è qui con noi proprio in un suo progetto parleremo più avanti. Adesso è arrivato il momento di seguire la nostra consueta rubrica Percorsi visivi, questa settimana curata per noi dall'architetto Maria Clara Ghia. Nel 1951 Adalberto Libera, maestro del razionalismo italiano, parte per un congresso internazionale in Marocco. In aereo vede dall'alto l'unité d'habitation a Marsiglia di Le Corbusier e la Medina di Casablanca. Da questa duplice interessante visione nasce l'idea di progetto per l'unità d'abitazione orizzontale al quartiere Tuscolano, realizzata dal 51 al 54. In effetti è proprio l'esigenza di integrare l'alta densità edilizia in un tessuto invece di superficie, in un tessuto che si sviluppa orizzontalmente e non verticalmente come l'unité d'habitation di Le Corbusier, in questa integrazione tra queste due idee è l'originalità del progetto. Questo tessuto orizzontale si dispone all'estremità del quartiere Tuscolano realizzato da Saverio Muratori e Mario De Renzi, con le particolari torri stellari di De Renzi tutto intorno, quindi edifici alti. Alla fine questo tessuto orizzontale invece scavato a creare dei vuoti che sono le corti interne delle case a patio, le stradine e lo spazio verde centrale, il giardino centrale.
pieni e vuoti, quindi parti private e parti pubbliche, che servono a mettere in relazione gli ambienti di privacy, gli ambienti dove vivono le famiglie e gli ambienti invece in cui si può facilmente instaurare una relazione di buon vicinato con chi abita nella casa accanto. Ci si può incontrare nelle stradine che ricordano appunto nelle loro dimensioni minute i percorsi all'interno delle casbe e delle medine, delle città dell'Alta Africa, del Marocco, della Tunisia, eccetera, e questi moduli particolari studiati sempre su relazioni geometriche precise, il rettangolo aureo, per cui tre case sono disposte intorno a una corte e questo modulo rettangolare si ripete in questo tessuto orizzontale, in cui unico elemento emergente è invece la casa a ballatoio in cui Adalberto Libera realizza gli alloggi per i single o per le persone sole e quindi le case di dimensioni meno evidenti. Questo studio sull'orizzontalità è un caso prezioso nella ricostruzione, nel periodo della ricostruzione romana e purtroppo è rimasto unico esempio di un tipo di attenzione particolare a realizzazioni che non si impongano in altezza ma sfruttino in altro modo il territorio romano. Di nuovo in studio con Work in Progress, questa volta stiamo parlando di materiali e di materie prime e quindi di tutto quello che poi in realtà riveste le nostre abitazioni così come le nostre attività commerciali, come in questo caso perché l'architetto Paolo Mazzetta ha utilizzato i materiali di cui abbiamo parlato fino adesso, dei prodotti davvero eccezionali di cui abbiamo visto anche il processo produttivo e li ha utilizzati per un suo progetto. Sì, certamente ho utilizzato i prodotti Ariostea per realizzare un centro fitness, specialmente in due situazioni. Ho avuto modo di utilizzare il Black Ardesia, che è un materiale che assomiglia per tutto all'ardesia naturale. Questo perché, diciamo, in natura l'ardesia è un materiale molto bello, molto suggestivo, e che è difficile però utilizzarlo come materiale naturale, per cui il fatto di aver trovato un materiale che assomigliasse a quello naturale e avesse però delle caratteristiche, quale la lavorabilità in fase esecutiva, quale per esempio la facilità di pulizia poi in un secondo momento in fase di manutenzione e non altro anche il fatto di avere un aspetto estetico veramente, veramente rispondente a quello che è la realtà, mi ha fatto scegliere di utilizzare appunto questo materiale. Da lì ho conosciuto i prodotti e mi sono piano piano mosso per cercare altre soluzioni per altri progetti, così anche in un secondo progetto, sempre in un altro centro fitness, perché è quello su cui, il campo su cui mi muovo principalmente. Quindi devono essere comunque materiali che sopportino un grande calpestio, comunque certamente, una grande frequentazione, diciamo, perché in questo caso stiamo parlando di centri fitness. Quindi... Sì, stiamo parlando di centri fitness, mi occupo appunto di una catena di centri fitness qui a Roma, per i quali svolgo un'attività da più di 10 anni e in questi 10 anni ho avuto modo di studiare bene o male l'evoluzione del materiale. Che si può usurare anche maggiormente nel tempo quando ci sono posti. Siamo passati da materiali tipo ceramico, dove si è visto che dopo del tempo comunque l'utilizzo portava alla perdita dello smalto di superficie e quindi a un invecchiamento precoce, a materiali invece come il grass porcellanato, che invece aveva una capacità molto più ampia a resistere sia al calpestio, sia all'usura, ma sia alla pulibilità di prodotti comunque che vengono utilizzati, sanificanti, che sono aggressivi, che tendono poi a rovinare il materiale stesso. Questo perché? Perché dobbiamo comunque
andare verso una direzione di naturalità nei centri fitness in linea di massima. Il messaggio che passiamo è benessere, benessere, wellness, che sono termini che ormai quindi è come trovarsi sì, nella natura e di conseguenza tutto ecco, deve richiamare un po' quei materiali naturali che naturalmente ci fanno sentire più a nostro agio. Certamente. Però nello stesso tempo deve essere anche un materiale che resista e che insomma abbia... Che sia gestibile, che sia utilizzabile, che abbia dei formati particolari, per esempio prima si erano dei formati, non so, 30-30, adesso possiamo spaziare con dei formati che arrivano anche a 120x60 come dimensioni, delle cose che comunque l'utente finale, cioè il nostro cliente, chi va nelle palestre, alla fine non si accorge che è un materiale comunque industriale, che non è una pietra industriale, ma percepisce in tutto e per tutto che è un materiale naturale, e questo contribuisce a una sensazione di benessere, poi unita poi a delle suggestioni, quali illuminazioni di un certo tipo, unita magari a dei profumi, degli odori, riusciamo a creare un ambiente che sia il più possibile confortevole per il cliente e lo fidelizzi sempre di più. Sicuramente per chi come noi produce, possiamo definirle volgarmente piastrelle, fanno parte di questa famiglia, c'è questo problema, la banalizzazione del prodotto. Esatto, sì. Il prodotto serve comunque a rivestire una parete o una superficie, e un prodotto di scadente qualità o di buona qualità comunque hanno la stessa funzione. Tante volte diventa difficile anche far percepire la qualità al progettista, che è già una figura professionalmente più vicina a noi. Figuriamoci un privato che sul mercato si trova, vi dicevo, 400 aziende solo nel mercato italiano, più gli spagnoli, i turchi, i cinesi, eccetera, eccetera. Quindi un problema di comunicazione sicuramente c'è, ma credo che le parole, ringrazio l'architetto perché le parole insomma, che ha detto sono sicuramente anche di conforto, sicuramente il nostro materiale è un materiale che trova la migliore applicazione con uno spirito progettuale di questo tipo. Col privato è un po' più difficile, anche perché il privato naturalmente guarda il prezzo e non riesce tante volte a percepire la qualità. Ma noi vogliamo scoprire dove nasce questo studio proprio delle materie prime, quindi partendo proprio dalle pietre, dalle cave. E ce ne ha parlato in un'intervista il product manager di Ariostea, Claudio Bardi. Vediamo il servizio. Provengo dal mondo del marmo, da un mondo del marmo dove ero un esperto, un conoscitore, uno che girava per il mondo, per le cave, per comprare materiale, portarlo in Italia, trasformarlo e venderlo in tutto il mondo. Mi trovo in questo ambiente che è così vicino e nello stesso tempo così lontano da quello del marmo, su richiesta del nostro presidente, il dottor Minozzi, che mi chiamò e mi aprì delle prospettive veramente nuove, diverse. Parlo degli anni 2000. Lui aveva delle idee da sviluppare, cercava un aiuto per la riproduzione in ceramica dei marmi e delle pietre più belle al mondo. Questo è stato possibile, ci siamo riusciti grazie a una ricerca tecnologica, l'uso di materie prime pregiate provenienti da tutte le parti del mondo. Questo che vi sto per far vedere ne è un esempio. Questa è un'argilla rosa turca. Guardate la bellezza intrinseca di questo materiale. Noi usiamo questi materiali per riuscire a produrre un sogno.
i marmi più belli, le pietre più belle riprodotte con questa tecnologia estrema, estremamente avanzata. Registrata, patented come dicono gli inglesi, e elaborata e costruita all'interno della nostra ditta. Queste terre fanno parte della crosta terrestre, diciamo che fanno parte delle rocce feldspatiche, delle argille, che sono materiali che si riproducono sulla crosta terrestre. Questa azienda credo che abbia l'ambizione di rispettare la natura. Vi spiego anche perché. Noi abbiamo visto durante la trasmissione questi prodotti che sono i legni, è un esempio piccolo, e questi legni vengono prodotti usando queste terre, non disboscando, non buttando giù l'Amazzonia, non buttando giù gli alberi. Noi non disboschiamo, quindi vuol dire che l'impatto ambientale viene rispettato al massimo. Non ci sono emissioni di gas nell'aria, c'è emissione di vapore acqueo, non ci sono acque reflue. Tutto viene controllato, certificato e prodotto in maniera corretta. Questo credo che sia il fiore all'occhiello di questa azienda, credo che sia la cosa che è più importante oggi come oggi. Sappiamo tutti la sensibilità che hanno le persone verso il problema ecologico, verso l'effetto serra, verso tutte queste cose che ci fanno dire c'è un cambiamento nel mondo. Noi non distruggiamo la natura, noi l'aiutiamo. E questo è un plus, è un qualcosa in più per questi prodotti che vediamo, che apprezziamo e che è importante conoscere e toccare, perché solo toccandoli capisci la bellezza e la capacità di riproduzione di un'azienda di questo genere. Una fabbrica, devo dire, che ha un suo fascino. Quando parli delle piastrelle parli di un qualcosa che sembra freddo. Non è vero, non è vero, qua c'è qualcosa che ci mette l'anima dentro. Hanno un'anima che viene data da questi tecnici, da questi ricercatori, da queste persone che ci lavorano, dagli operai, perché ci mettono il cuore e si vede il prodotto finito. Prodotto finito di grande spessore, di grande qualità, con grandi dati tecnici. Questa è la storia di questa azienda. Marco Corradi, quello che abbiamo ascoltato nell'intervista a Claudio Bardi è sicuramente una grossa ricerca, un grosso studio che va verso questi materiali. Addirittura dice di averne cercati e studiati in tutto il mondo. È vero. Il nostro product manager, che come abbiamo sentito è di estrazione marmista, è stato la nostra musa ispiratrice nella scelta dei materiali degli ultimi 7-8 anni, che hanno contraddistinto veramente il nostro catalogo. Ed è molto importante sottolineare come poi il laboratorio di ricerca, che in sostanza è l'ente all'interno della nostra azienda, che riesce a dare questa estetica, con questa tecnologia che noi definiamo della venatura passante, e volevo porre un accento su questo, perché con la venatura passante il consumatore, il progettista, in qualche modo scelgono un materiale a Ariostea per il loro progetto, per la loro abitazione, sono sicuri che l'estetica che noi offriamo nei nostri materiali sia un'estetica che non potrà mai consumarsi, in quanto impressa
nello spessore della lastra stessa. Sì, noi vediamo anche queste immagini del laboratorio in cui ci hanno mostrato come alcune colorazioni sono proprio reali in natura, non vengono riprodotte o ricostruite, sì. Sono proprio quelle, quindi è anche una ricerca difficile questa. Sì, normalmente vengono utilizzati ossidi naturali, quindi coloranti naturali che vengono miscelati con le nostre materie prime che abbiamo visto stoccate in queste enormi montagne, che sono comunque anch'esse tutte naturali. E non c'è nessuna aggiunta di sostanze chimiche o di qualunque altro elemento che non sia naturale. Continueremo a parlare di questo argomento, ma prima vogliamo dare un consiglio a tutti i professionisti in ascolto. Per la rubrica Professione e Società, anche questa settimana curata per noi dall'architetto Aldo Olivo, consigliere nazionale della Federarchitetti. Recentemente, nel 2006, con la legge 296, è stato stabilito che il catasto, che fino ad oggi per decenni è stato centralizzato, diciamo così, verrà decentrato in questa prima fase, verrà decentrato agli enti locali. Questi enti locali potranno gestirlo in proprio, oppure addirittura facendo delle associazioni con altri comuni, quindi costruendo dei piccoli bacini di gestione. Questo è un passaggio estremamente importante, perché al di là dell'apparente aumento di alcuni parametri dell'ICI per alcuni, insomma, perché poi sapete che tutti sulla rendita catastale andiamo a pagare la nostra buona ICI, in realtà diventa un fattore di equità sociale, perché nessuno si rende conto che i centri storici delle nostre città sono fatti in maniera estremamente, dal punto di vista catastale, estremamente vecchio. Considera che la maggior parte degli immobili, degli appartamenti che stanno nei centri storici sono accatastati come A4. Questa sigla, che cioè, A4, in realtà identifica le case con destinazione popolare. Quindi noi abbiamo una sperequazione estremamente elevata di case nei centri storici che vengono a costare ormai milioni di euro, perché di fatto tutti quanti sappiamo di questa famosa bolla speculativa sugli immobili che ha fatto lievitare i prezzi, ma dal punto di vista catastale, e quindi questo comporta poi tutto quello che è legato a passaggi di proprietà, rogiti, con tutte valutazioni alterate, crea dei disequilibri estremamente elevati. Considerate che oggi normalmente si paga veramente più di ICI per un immobile in una zona semiperiferica di una città, piuttosto appunto che quelli del centro storico. Allora, questo passaggio da un ente centrale, dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio, ai comuni, diventa un passaggio molto importante, prima appunto per questo aspetto che non credo che sia da sottovalutare. Certo, ripeto, qualcuno di noi si troverà una maggiore valutazione, che comunque è più congrua rispetto ai tempi, alla fine questo è un aspetto estremamente normale, che si paghino, che si adeguino alcuni parametri, ma nel contempo riusciremo così ad avere un maggiore controllo di tutti quegli edifici che oggi sono veramente fuori da ogni parametro normale, da ogni valutazione di mercato giusta e corretta. Ma non solo, questo passaggio poi consentirà in realtà di conoscere in maniera molto più puntuale il territorio, perché così noi riusciremo a mappare con una sorta di fotografia dell'attuale, quello che è il territorio italiano. E quindi questo è un passaggio estremamente importante e utile. Oggi 4.300 comuni hanno già fatto questo passaggio. Credo che sia molto importante se molti comuni ancora riusciranno ad adeguarsi a questa problematica. Una breve pausa pubblicitaria, non ve ne andate, restate con noi. In studio con Work in Progress, Marco Corradi, dall'intervista a Claudio Bardi emerge anche che la politica aziendale è molto attenta alla salvaguardia dell'ambiente. Sì, questo è un elemento molto importante di cui andiamo anche orgogliosi. Intanto già la natura delle materie prime, che sono materie prime che si ottengono dalla crosta superficiale terrestre, quindi hanno un impatto ambientale molto, molto ridotto,
è un sinonimo di attenzione all'ambiente. Il nostro processo produttivo viene realizzato con elementi della natura stessa, quindi l'acqua, il fuoco e l'aria, lo dicevo anche prima, ma soprattutto anche tutti gli elementi che in qualche modo scaturiscono di scarto dalla produzione, quali possono essere fanghi, gas, polveri, vengono attentamente monitorati e quasi sempre recuperati. Ad esempio, noi abbiamo un totale recupero delle acque in azienda, così come abbiamo un totale recupero anche dei materiali di scarto, sia crudi che cotti. Questa attenzione per l'ambiente è naturalmente certificata da una norma ISO, che è la ISO 14001, ma abbiamo voluto fare di più, in quanto c'è un ente europeo che si chiama EMAS, che è un ente che non solo certifica la qualità dell'attenzione verso l'ambiente, ma testa anche i miglioramenti che l'azienda anno per anno cerca di fare in questa direzione, che è naturalmente un elemento di stimolo per noi per fare sempre meglio. Naturalmente questa attenzione per l'ambiente si ripercuote positivamente anche sul materiale. Essendo questo materiale greificato nella famosa fase della cottura a 1300 gradi, è un materiale totalmente inerte, quindi in qualunque contesto non ha più nessun tipo di emissioni né radioattive né gassose, e soprattutto essendo così compatto, così duro e così resistente, non favorisce la proliferazione di batteri, che quindi diventa un elemento fortemente igienizzante. E quindi anche nei progetti di un architetto questo è un elemento importante. Certo, specialmente quando siamo all'interno di un centro fitness e benessere dobbiamo essere assolutamente molto attenti a tutto quello che riguarda l'ecologia, sia da un punto di vista anche di lavorazione all'inizio, cioè quando siamo in fase di posa in opera, di lavorazione di materiali, quindi il taglio, le polveri che si possono produrre, nonché anche delle fasi di pitture e così via. Cioè, ogni volta che io scelgo un prodotto, lo scelgo anche guardando anche tutto questo processo, dalla fase di esecuzione per un rispetto nei confronti di chi lavora, sia successivamente di chi poi ne usufruisce. A maggior ragione poi quando si progetta per posti in cui comunque c'è un grosso afflusso di gente, certo. Quindi naturalmente anche i materiali devono essere insomma di un certo tipo. Devono essere un certo tipo perché devono comunque resistere, oltre ad apparire. Per cui deve essere sempre un binomio che non cammini scisso ma sia unito in tutto il percorso. Questo è fondamentale. E poi un altro aspetto che trovo che sia importante è anche il discorso dei costi, che comunque deve essere contenuto in certi determinati budget e deve essere proponibile. Per cui far funzionare tutti questi meccanismi insieme non sempre è difficile. Diciamo, alcune volte si trovano delle soluzioni buone, ecco perché prima si parlava di prodotti che venivano dall'estero. Spesso magari trovi il prodotto che sembra, che appare, quale quello naturale o quale quello che industriale, che proviene da un'industria italiana. Però poi in fase di lavorazione ci si accorge che, per esempio, tagliandolo si rompe in un certo modo, oppure si sentono odori strani, oppure ecco. Per cui uno alla fine sceglie di andare su una casa certa italiana che ti permette di avere più garanzie, se non altro anche a livello normativo, che riconosciuti da enti certificatori che rilasciano il loro attestato. E non è facile però trovare prodotti di questo tipo che riescano ad avere questo connubio tra qualità e prezzo. Diciamo che si trova, diciamo in questo caso io sono riuscito a trovare, se non altro anche a livello di dimensioni, no? Un prodotto ha differenti fasce di prezzo anche in funzione delle dimensioni. Un prodotto che è 30-30 ha un costo accessibile rispetto a un 90-120 o a dei formati fuori misura. È logico che poi l'aspetto più o meno può apparire simile. Logico che noi progettisti vorremmo sempre avere il massimo dal punto di vista estetico. Però ecco, alcune volte si riesce a trovare un giusto equilibrio e riuscire a realizzare il progetto che uno ha in testa. E quindi anche questo viene comunicato all'esterno, altrimenti l'utente finale come farebbe a sapere tutte queste cose e a scegliere quindi un prodotto che le racchiuda tutte? Sì, dovrebbe essere comunicata all'esterno. Tornando un po' al discorso che facciamo prima, forse questo è ancora uno degli aspetti da migliorare, nel senso che l'utente finale, come dicevamo, non ha ancora l'esatta percezione del prodotto e delle qualità intrinseche che il prodotto che deve andare a acquistare ha, e quindi
eventualmente non riesce a valutare, a soppesare il prezzo che viene richiesto per quel prodotto rispetto a quello che effettivamente è il contenuto di quel prodotto. Io penso che anzi con questa trasmissione oggi stiamo dando un contributo notevole in questa direzione, perché proprio anche grazie appunto al contributo del dottor Corradi e al nostro architetto che ci ha illustrato perfettamente quali sono le peculiarità di alcuni materiali in funzione dell'utilizzo, abbiamo capito che una piastrella non è appunto una semplice piastrella, ma dietro questo prodotto c'è una serie di considerazioni da fare, enormi, certo. Sia in termini progettuali per chi deve poi utilizzare il materiale, ma sia appunto in termini di ricerca e di sviluppo e di produzione per chi poi queste piastrelle deve mettere sul mercato. Per quanto ci riguarda, ovviamente, come rivenditori, io vorrei porre un attimo l'accento sull'elemento prezzo, perché giustamente l'architetto prima faceva notare una cosa, che quando si parla di un prezzo più elevato rispetto ai prodotti che vengono dall'estero, questo è vero, ma come appunto giustamente faceva rimarcare, non è che stiamo parlando comunque di prezzi esageratissimi. Parliamo di un prezzo che è adeguato alla qualità del prodotto. Infatti noi quando qualità parliamo prezzo. Dell'elemento prezzo dobbiamo sempre parlare di un prezzo, ma rispetto a cosa? Cioè noi dobbiamo sempre porre un termine di paragone. Ora, se il termine di paragone è il prezzo fine a se stesso, è ovvio che non c'è partita, tra virgolette. Ma se il termine di paragone è la qualità, la tecnologia e soprattutto il Made in Italy, dove per Made in Italy qui dobbiamo intendere veramente il massimo di quella che è la cultura italiana nell'affrontare questo tipo di produzioni e anche tutta la storia che abbiamo ormai da centinaia di anni in questo senso, è ovvio che l'elemento prezzo a questo punto giustamente deve essere paragonato e messo a confronto con queste variabili. È un prodotto che costa sicuramente di più di quelli che vengono dall'estero, però ma li vale è un prodotto tutti, esatto, ma li vale tutti. Come dicevamo, anche nel suo processo produttivo rispetto all'ambiente. Proprio di ambiente questa settimana ci parla l'architetto Claudio Presta in copertina. Il libro che vi presento oggi è Criteri di progettazione ambientale di Andrea Boeri per Editoriale Delfino. È un libro molto interessante perché valuta l'aspetto energetico degli edifici da vari punti di vista. In effetti quello che bisogna guardare sostanzialmente nella realizzazione di un edificio non è tanto il fatto che questo edificio nel tempo della sua esistenza risparmia energia, quanto che ci sia un bilancio completo della sua realizzazione, vita e dismissione, nel senso che ingenuamente spesso si pensa che i materiali naturali siano più ecologici e che abbiano un minore impatto energetico di quelli artificiali. In realtà non è così, perché se mentre per il legno abbiamo una sorta di ricrescita in un certo lasso di tempo, ad esempio per i materiali lapidei questo non avviene, anzi in realtà una grossa manomissione dell'ambiente, è un forte impatto ambientale e quindi talvolta è il caso di pensare che i materiali artificiali siano più ecologici, che diano meno consumo, se vogliamo dire, ambientale che non quelli artificiali. D'altronde non è detto neanche che siano così salubri, perché molte materie, come sappiamo, contengono dei gas radioattivi come il radon e altri tipi di materiali che possono anche essere nocivi alla salute. Quindi va fatto un intero bilancio dell'edificio. Non solo, la progettazione deve riguardare anche la possibilità di una dismissione dell'edificio, perché in questo modo si può quasi ricorrere a una sorta di raccolta differenziata dei materiali dell'edificio dismesso per poi riutilizzarli. Ecco, questo è uno degli aspetti che sono veramente a un bassissimo impatto ambientale, la possibilità quindi di riutilizzare materiali di edifici dismessi. E questo ci fa pensare qualcosa anche rispetto alla progettazione, cioè progettare un edificio in base alla sua durabilità. Sappiamo che gli edifici europei hanno una vita media di 60 anni, quelli americani di 45 e quelli giapponesi di 30. Ecco, questo ci fa pensare che già progettando un edificio per la sua durata del tempo, cercando di non farlo arrivare al tempo della sua obsolescenza, che sarebbe quantomeno uno spreco energetico da quel punto in poi, noi possiamo governare questo tipo di impatto energetico. Naturalmente tutto questo, siccome l'architettura, come anche tante altre dottrine,
si sono occupate poi di venire incontro ai bisogni dell'umanità. Naturalmente per questi comfort, per queste cose che noi abbiamo già raggiunto, dobbiamo come dire, mantenere uno standard che poi sia compatibile anche con il consumo energetico. A questo punto, in tema di ambiente, in tema di materiali, sicuramente se volessimo dare un consiglio a chi debba poi scegliere un prodotto, che sia per una propria abitazione, per un'attività commerciale, quale consiglio vogliamo dare? Beh, un consiglio naturalmente che posso dare ai miei colleghi è quello di puntare innanzitutto sulla qualità. Sulla qualità perché poi in un secondo momento si ha un grosso vantaggio che in fase gestionale, specialmente se ci si trova in ambienti soggetti a usura, quali centri fitness e sport, per cui ogni giorno ci passano centinaia di persone, si fanno centinaia di docce, vengono calpestati i pavimenti, per cui si sporcano con molta più facilità. Ho avuto un'esperienza in passato dove abbiamo utilizzato dei materiali magari più economici, però abbiamo avuto un pessimo risultato perché dopo un paio di anni, dopo giusto un anno, materiali che assomigliavano a delle pietre magari si scolorivano, oppure dove si passa maggiormente nelle fasi, nei passaggi di corridoi, perdevano il colore. Quindi questo qua fa invecchiare molto rapidamente il centro. Poi diciamo che un centro fitness è uno spazio che appunto viene proprio massacrato e comunque non è che ristrutturi ogni anno, a differenza magari di negozi che in generale hanno più bisogno di essere ristrutturati più velocemente. Diciamo che in linea di massima ogni 5 anni un centro fitness deve durare affinché poi si recuperino il budget intrapreso per la ristrutturazione. Per cui questo è il mio consiglio, investire sulla qualità, magari ecco, come dicevo prima, magari non il formato, ma la qualità del prodotto che viene utilizzato. Questo è importante. Il consiglio da dare al consumatore fondamentalmente è quello di informarsi, perché la scelta di un pavimento per un'abitazione privata, per una struttura commerciale, è una scelta molto importante, tante volte è una scelta definitiva, è una scelta che vincola l'utilizzo del materiale per anni da parte della persona che lo sceglie. Fortunatamente oggi c'è la possibilità di sapere quali sono le prestazioni tecniche di un pavimento scelto. Esiste una scheda documentata dal produttore e naturalmente oggi sappiamo tutti che i ritmi frenetici della vita moderna ci obbligano a stare sempre meno in casa, quindi la scelta di un materiale che possa essere duro, resistente e di facile manutenzione credo che sia fondamentale. Più idoneo. E secondo lei, dottor Donati? Sottoscrivo in pieno quanto detto dal dottor Corradi, infatti appunto da rappresentante di un rivenditore posso dire questo, cioè anche io il consiglio che do ai nostri clienti è proprio questo, cioè venire da noi, non soltanto vedere la gamma dei materiali e farsi attrarre soltanto dall'aspetto estetico, che è sicuramente importante, ma stressare tra virgolette i nostri consulenti commerciali, nonché i professionisti che li accompagnano, appunto i nostri amici architetti, per saperne di più e per capire effettivamente che cosa si sta acquistando. Anche perché una ristrutturazione, sappiamo benissimo, che va poi ad impegnare la vita di quell'appartamento per i prossimi 10, 15, 20 anni forse in alcuni casi, quindi quello che andiamo a comprare effettivamente ha un suo peso e non soltanto dal punto di vista estetico. Quindi insomma sempre informarsi e conoscere bene i prodotti. Io ringrazio i nostri ospiti di essere stati con noi, Marco Corradi, grazie. Stefano Donati, grazie di essere intervenuto, e naturalmente l'architetto Paolo Mazzetta. Grazie. E do a tutti quanti voi appuntamento come sempre alla prossima settimana con Work in Progress. Non mancate, arrivederci. Programma offerto da Ceramiche Appia Nuova.